macchina si mette in movimento. Allora andiamo a rivedere insieme il campo partenti. Al numero 1 Violante Febi, Francesco Pettinari, al 2 Valery Pan, Manuel Bacalini, 3 Vogue LC Gaetano Di Nardo, 4 Velasco Paolo Carta, 5 Vendetta Wagner Martellini, 6 Vasilia Roberto Muscolini che è già di galoppo, 7 Veracetab Giampaolo Minucci, in seconda fila 8 Vivre Davide Di Stefano, 9 Jadi Girl Steve Kruger, 10 Violette Gio Ferdinando Minopoli. Sbaglia anche Violette Gio, sbaglia anche Velasco. Si avvantaggia Vogue LC, all'esterno è veloce Verace Jet, poi lungo la corda Violante Febi, Verace Jet che va ad incalzare Vogue LC, lungo la corda si mantiene il favorito Violante Febi che sbaglia improvvisamente Violante Febi. E allora Vogue LC al comando, Verace Jet che segue da vicino il battistrada, poi Valery Pan, Vivre, Vendetta, cavalli che vanno verso il completamento dei primi 600 metri con Vogue LC sempre in vantaggio, 646,4 Vogue su Verace, più indietro Valery davanti a Vivre. E siamo al passaggio degli 800 iniziali, 800 che Vogue LC passa sul in 1,3 abbondante, mentre più indietro Vivre va ad incalzare Valery. Quelli che stanno completando il chilometro. 1000 iniziali, 1,18 appena abbondante, ha sbagliato finendo squalificata anche Vendetta, è una corsa eliminazione questa, Vogue LC che guida dal primo metro, Verace Jet che la segue da vicino, poi Vivre che prende contatto con i primi due, ancora Valery Pan, quindi già di Girl ma molto più indietro, ingresso della retta di arrivo con Vogue LC in vantaggio, Verace Jet che la fila, poi Vivre che si prepara per lo speed, Vogue LC al comando, Verace che si affaccia, Vivre in terza, Vogue, Verace, Vivre, se la giocano negli ultimi 100 metri, Vivre che finisce bene a centropista ma Vogue ancora vantaggio, Vivre guadagna, Vogue stringe i denti sul palo, perfettamente apparigliati i due, mentre potrebbe essere di galoppo prima del palo Verace Jet, vediamo, sì, qui c'è del lavoro per la giuria, c'è il lavoro per il giudice d'arrivo perché sono finiti veramente vicinissimi Vogue LC e Vivre, e poi per stabilire anche l'andatura di Verace Jet, vediamo un po', andiamo avanti qui c'è da vedere, c'è molto da vedere, c'è da vedere anche la frontale, c'è veramente tanto da vedere in questo arrivo. Buon lavoro alla giuria, è già suonata la sirena perché c'è un po' di tutto da rivedere qua, quindi conservate ovviamente le vostre scommesse. Il totale 2,5, la media intorno all'1,17,8.